Va bene, siamo in diretta, siamo sui 101 MHz in modulazione di frequenza di Radio Torre Ribera e siamo in diretta con un grande giornalista siciliano, uno dei volti più popolari della televisione italiana, conduttore per tanti anni del TG2, poi uomo di Uno Mattina, La Vita in Diretta. Andiamo, stiamo parlando di un grande giornalista siciliano, Michele Cucuzza, benvenuto qui da noi a Radio Torre Ribera. Bentrovati, buonasera a tutti, ciao, che bello essere di nuovo nella mia terra, grazie per l'opportunità che mi date. Va bene, noi ti abbiamo chiamato per questo nuovo libro, il tuo settimo libro, Fuori dalle bolle, un manuale particolare, ce lo spieghi un po'? Sì, è un gioco di parole, ovviamente in riferimento a Fuori dalle bolle. Le bolle che viviamo dentro, le quali viviamo di dire, se abbiamo un atteggiamento soprattutto nei confronti di internet. Faccio un esempio che mi riguarda, questi giorni se digito Google dal mio essendo stato da poco al Grande Fratello, ho tutta una serie di link che mi arrivano che riguardano il Grande Fratello che è in corso. Ora parlo di me così non si offende nessuno. Se io penso che la realtà sia quella, che la gente parla di quello, che il resto non conta, che non ci sono piccoli contatti, eccetera, mi sono subito una bolla fatta di falsità in cui credo che veramente per tutte cose che vengo a sapere costituiscono la realtà. E se qualcuno, tra l'altro, è contrario alle mie opinioni, io poi lo aggredisco perché dico, ma no, la realtà è quella che sono io. Ora, se trasferiamo tutto il resto, ci capiamo benissimo il rischio che corriamo, cioè quello di rimanere in qualche modo prigionieri della nostra passione, perché internet è bellissima, è comoda, è straordinaria, ma anche può essere passivi a seguire un po' quello che capita, come fosse oro colato, e invece non è sempre così. Va bene, Michele, noi sappiamo che tu in questi giorni sei in giro per tutte le librerie per questo libro dell'Armando Curcio editore, ma noi non possiamo dirti 2012 premio Falcone e Borsellino per la cultura della legalità, un riconoscimento sì, importantissimo. Sì, davvero, sono molto orgoglioso di questo. Da siciliano non posso non sentirmi coinvolto dentro la battaglia per la legalità, sia pure con un ruolo diciamo del giornalista. Quindi io quando avevo scritto quel libro avevo già parlato dei ragazzi di Locri in Calabria che si erano ribellati contro l'Andrangheta, avevo raccontato di giovani che stavano emergendo e che si impegnavano per la legalità, quindi ho fatto un po' il minimo, il dovere di un giornalista e quindi sono veramente orgoglioso di quel premio. Come sarà il 2020 per Michele Cucuzza? A saperlo, come dicevano quelli, ma io intanto finisco adesso le mie presenze su Canale 5 fino al 27 aprile quando finirà il Grande Fratello e poi vedremo, spero di poter continuare a lavorare in televisione e magari di scrivere un nuovo libro, che ne so. Va bene, noi ti ringraziamo per la tua grande disponibilità e naturalmente siamo sempre presenti, ogni qualvolta ci chiami noi rispondiamo presenti, va bene? In bocca al lupo. Grazie, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti i siciliani. Va bene, grazie Michele, grazie. Ciao. Costringendo Claudio Cecchetto a ricordare alla platea, agli leader che il gruppo Bad Manners significa per l'appunto cattive maniere. Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, che più ti penso più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che è un frutto e cerco, e adesso che ti voglio bene, io ti amo.
anche se in